che questo non è un terremoto come tutti gli altri, perché noi conosciamo questo terremoto per la scossa del 24 agosto, ma abbiamo sottovalutato quella del 30 ottobre, quella lì che non ha fatto vittime, ma veramente ha ucciso la speranza di tanti, perché queste popolazioni stavano ripartendo con i loro sindaci, con le persone che erano vicine a loro, e il 30 ottobre arriva una scossa ancora più forte del 24 agosto, ed è quella che sostanzialmente poi ha fatto cadere anche tutto quello che era rimasto in piedi nei centri storici e in tanti altri comuni. Questo è il problema che dobbiamo affrontare, cioè ridare speranza a queste persone, e lo si dà con procedure per la ricostruzione veloci ed efficienti. Vuol dire, accettando l'invito del sindaco Pilozzi, ho avuto modo di capire come stanno vivendo quelle persone da tanti giorni, anzi da mesi, alcuni in tenda, altri nelle roulotte, altri nei container e altri in alberghi lontano dal loro comune. E sicuramente mi sento un privilegiato, perché non vivo in un comune che è stato colpito da un sisma, e necessariamente dobbiamo riscoprire sempre di più il senso di solidarietà. C'è stata una grande solidarietà verso quelle persone, ma adesso la vera solidarietà sta nel monitorare che tutto quello che si dovrà fare in quelle aree si faccia in tempi certi. Io ho avuto modo di lavorare in questi giorni fianco a fianco con i sindaci, con i dirigenti comunali e anche con alcuni imprenditori che stanno lì e vogliono ripartire. Il vero problema è sempre la burocrazia, c'è questa spada di Damocle che incombe continuamente, contro cui lottano tutti quanti, dal cittadino che ha la casa distrutta fino al sindaco. E le leggi, anche se sono fatte bene, è necessario che funzionino bene, questo non è scontato. Siamo andati lì e questo mi ha fatto sentire anche molto più consapevole di cosa vada sistemato anche nel decreto terremoto, quello che abbiamo votato all'unanimità in Parlamento, che ha visto tutte le forze politiche unite in Parlamento, ma che ha bisogno ancora di alcune messe a punto.